Indesiderata, via, arrivederci il miliardario. Vediamo. Rimettetelo sulla barchetta. Ciapa il barchetta, però, ciapa ragazzi, il camel via. Però ragazzi, camel, oggi non so un vertice camel, di centrodestra ha candidato Berlusconi alla presidenza della Repubblica. In realtà non l'ha candidato, perché poi chiedono a Berlusconi stesso di sciogliere la riserva. Scusate, fate un comunicato in cui dite Berlusconi è candidato, però deve sciogliere la riserva. Ma l'avete fatto voi, erano il comunicato là insieme. Eravate insieme, eccetera. A la pranzo. Cosa straordinaria però è un'altra. Fatemi partire la musichetta, perché abbiamo parlato di quella pagina di pubblicità l'altro giorno sul giornale in cui si elencavano tutte le cose che ha fatto Berlusconi. Musichetta, vai. Alziamoci pure adesso. Chi è Silvio Berlusconi? Chi come lui? Una persona buona e generosa, il padre di 5 figli e nonno di 15 nipoti, un amico di tutti, nemico di nessuno e così via. Però vi siete dimenticati le cose fondamentali, ragazzi. Dovete aggiungere delle cose decisive in questo messaggio alla nazione. Per esempio, che è un grandissimo amante della gnocca. Vi siete dimenticati? Perché non l'avete scritto a carattere cubitale in questa parte? Amante della gnocca. Ma voglia lì, a consensi. Vogliamo ricordare? Vogliamo ricordare alcuni passaggi fondamentali? Vai. Come la preferisci? Bionda o mora? Mi vanno bene tutte. Basta che te la diano. Amico mio, senti quest'altra. Forza Italia. Scusatemi, vi devo salutare perché devo andare a buttare. Sì. Vi siete dimenticati anche. Scusate, dove devo andare? Fammelo risentire, perché mi metto il buon umore quando lo sento così. C'è l'idea che lui vada al Quirinale, sia il capo del CSM, firmi i decreti. Fammelo risentire, ti prego. Scusatemi, vi devo salutare perché devo andare a puttane. Ha rimesso di buon umore improvvisamente. Allora, vi siete dimenticati di scrivere in questo manifesto, dove avete scritto delle cose oggettivamente incredibili, che è uno dei più grandi barzellettieri di questo secolo. Vero, fatemi vero. Sentire quella là, fatemi sentire quella. Mi hanno raccontato una barzelletta su Hitler che è terribile. Sarò criticatissimo. Morale, dopo un po' che Hitler è morto, i suoi sostenitori vengono a sapere che è ancora vivo, lo cercano dappertutto, lo trovano dopo le ricerche in un paese sconosciuto nelle Ande. Führer, devi tornare, la democrazia ha fallito, ti aspettano tutti e per tre giorni. E lui dice sempre di no. Alla fine si convince, dice sì, però ha una condizione. Torno a una condizione. La prossima volta cattivi, Questo con la Meloni accanto, era che rideva la Meloni, oggi sarebbe impossibile. Ma la Meloni è un po' imbarazzata. Secondo me la Meloni è un po' imbarazzata in questa, la prossima volta. Comunque, hanno dimenticato di scrivere. Allora, gli piace grande amante della gnocca, uno dei più grandi barzellettieri. Cazzo, ma è una pagina di pubblicità, siamo dimenticati queste cose fondamentali. Come cazzo si fa? Dai. Grande amante degli animali. Dudu? Perché non l'avete scritto? Vai! Dobbiamo amare gli animali, perché ci danno tutto senza pretendere niente, perché sono eterni bambini, perché non sanno cos'è l'odio, perché non conoscono l'invidia e il rancore, perché di fronte al potere dell'uomo sono indifesi, perché si accontentano di un posto dove ripararsi dal freddo, perché il loro sguardo. Ultima cosa che vi siete dimenticati, ma ce ne sono altre sicuramente. Silvio Berlusconi, l'uomo che pulì la sedia dove poi si è seduto Travaglio, uno dei più grandi showman televisivi di questo secolo. Vai! E ci condanno per diffamazione. Questo è il sta buttando via, sta buttando via una trasmissione. Però ne rispondo io a te. Stupendo. Ma come sta buttando via la trasmissione? Hai fatto record ascolto? Cazzo, che butti via, dai. Allora, Massimo da Roma, vai Massimo. Molto vai. Bene, molto bene. Dimmi. Io Massimo. Penso che in tutti gli anni che ha fatto la zanzara alla fine.